Ciao amici, di nuovo qua insieme per vedere altri nuovi passi della line dance. Allora, faccio una piccola premessa. Per farvi vedere questi passi vi do una semplice spiegazione. Voi dovete immaginare che il piede è diviso in tre parti, per quanto riguarda ovviamente i termini dei passi di ballo. Quindi, quando trovate scritto toe, vuol dire che ci riferiamo alla punta del piede, ok? Se invece trovate scritto ball, con due L finali, ci riferiamo a tutta la pianta del piede. Se troviamo scritto heel, H2L, 2 L, ci riferiamo al tacco. Quindi riepilogando, toe, punta, ball, pianta, heel, tacco. Adesso che abbiamo così un attimo suddiviso il nostro piede, vediamo questi passettini nuovi. Intanto faremo un toe strut, ovvero, come dice la parola, un punta appoggio. Quindi, se dobbiamo fare un toe strut di destro, prima appoggiamo la punta e poi abbassiamo il tallone. I tempi ovviamente sono 1, 2. Se lo dobbiamo fare di sinistro, la stessa cosa, punta, appoggio. Quindi questo è il toe strut. Se dobbiamo fare un heel strut, cioè portare prima il tacco in avanti, faremo la stessa cosa, però prima appoggiando il tacco e poi seguendo con tutta la pianta del piede. Quindi un heel strut di destro viene eseguito portando il peso sul tacco e appoggiando. Un heel strut di sinistro è tacco, appoggio. Rivediamo questi due passi da dietro. Allora, iniziamo con due toe strut di destro e di sinistro. 1, 2, 3, 4. Adesso invece vediamo il tacco appoggio, quindi il heel strut di destro e di sinistro. Tacco, appoggio. Questi sono due passi molto semplici. Quindi per oggi è tutto e ci vediamo ai prossimi step.